nasciamo comunque da una dimensione live, e il fatto di poter poi scrivere l'album automaticamente con un approccio live è la cosa che ci ha rappresentato in assoluto nel prossimo progetto, che è l'incoronamento di tutta questa maturazione. Esatto, poi infatti il disco si presta molto ad essere approcciato appunto in maniera live, appunto come abbiamo detto, e infatti non vediamo l'ora di poterlo suonare. Tra l'altro, per quanto riguarda appunto quello che è il titolo Esatto, dell'album, ovvero. abbiamo fatto questo contrasto fra il teatro e l'ira, perché il teatro è un luogo dove spesso viene accostato a qualcosa di elegante, a qualcosa di raffinato, e mentre noi abbiamo voluto appunto posizionare l'ira in un luogo del genere proprio per dare l'idea che non è una rabbia distruttiva, ma è una rabbia costruttiva, è una rabbia dalla quale nasce qualcosa di costruttivo, qualcosa di positivo, quindi la possiamo definire una rabbia catartica, la rabbia che spinge alle rivoluzioni. E abbiamo annunciato le due date, abbiamo annunciato due date che sperando vada tutto bene, non vediamo l'ora di fare, che sono il 14 dicembre a Roma, al Palazzetto dello Sport, e il 18 dicembre sempre a Milano, al Forum. E niente, noi, Saranno i nostri primi esatto, palazzetti. saranno i nostri Esatto. primi palazzetti, e niente, non vediamo l'ora Ottimo. di avere la possibilità di suonare live. Sono due palchi molto diversi e molto simili allo stesso tempo, perché sono due palchi estremamente importanti. Poi chiaramente X Factor è più talent, e invece Sanremo è più un festival, nel senso, almeno secondo noi, in questo caso conta un po' meno la competizione, perché non siamo più artisti emergenti, quelli che sono in gara sono tutti artisti, insomma, con delle carriere ormai avviate, quindi non c'è questo superarsi l'uno con l'altro, no? C'è più un performare in maniera molto, molto genuina e anche amichevole. Vasco tifa per noi, cioè, siamo consacrati, penso, come band rock. Poi, per rispondere alla tua prima domanda, noi siamo venuti qui facendoci, diciamo, molte poche aspettative, perché sapevamo di star portando un pezzo, tra virgolette, scomodo, tra virgolette, non in linea con quello che è il contesto. Però, in realtà, poi quello che è il feedback dall'esterno, perché poi la classifica interna, insomma, metà classifica, adesso lo fa, e il feedback esterno ci stupisce, perché abbiamo fatto degli streaming, un numero di streaming molto importante, abbiamo avuto delle risposte sui social molto importanti, e con un pezzo del genere portato a Sanremo non era per niente scontato e nemmeno pronosticabile. Esatto. Penso che la nostra vita è la nostra musica in un certo senso, sicuramente, quindi ecco, la cosa è che la viviamo molto appunto sempre in maniera spontanea e andando diretti, perdonami, verso appunto i propri obiettivi, che poi si può riflettere anche in qualsiasi ambito, in qualsiasi forma Sì, è d'arte differente, un'espressione insomma, che si può declinare esatto. veramente In tutto. in tutto. È Sì, che possa andare organico. veramente dal vestiario ai propri gusti, a Esatto. ogni cosa. Noi cerchiamo proprio di vivere la nostra vita cercando di fregarcene dei pregiudizi, delle critiche. Poi ovviamente ci sono sicuramente cose che sono più difficili, cose più facili, però è quello a cui noi miriamo e che cerchiamo di fare, ecco. Questa cosa della musica, devo dire, Ci hanno sempre siamo sostenuto. stati molto sostenuti e anche molto spinti e aiutati dai nostri genitori, quindi questa cosa proprio è quello che dice, giusto, è innegabile. Dico che ai nostri inizi, io una cosa che ho riscontrato è un po' una difficoltà nel trovare un posto dove suonare, perché ovviamente adesso ai grandi livelli ci sono organizzazioni, c'è anche la liquidità per permetterti di fare un concerto, ma noi quando andavamo nei localetti era un po' problematico, perché siamo quattro persone, bisogna portare la batteria, gli amplificatori, è un po' più complesso anche Impegnativo. per la quantità di persone che sei, non sei uno, sei quattro, e c'hai una strumentazione che occupa uno spazio. E spesso è scomodo ospitare una band. A livelli ovviamente bassi, Sì, perché sì, poi sì. sul palco è l'Ariston, c'entriamo perfettamente. Questa è stata un'idea principalmente di noi quattro, poi ovviamente ci siamo confrontati Condivisa con col il regista. regista, però abbiamo cercato di buttare giù tutte le idee che abbiamo preso ovviamente tramite le nostre ispirazioni, insomma, vedendo varie cose che ti possono
dare veramente ispirazione, esatto. A partire da che possa essere un quadro, un video di un altro gruppo, insomma, veramente. Esatto. E abbiamo registrato tutto in pellicola, quindi è stato molto figo e siamo molto soddisfatti del risultato, perché a livello estetico ci soddisfa davvero tanto. Sì.